ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. È il pubblico delle grandi occasioni, il Palaprometeo di Ancona fa il pienone in occasione della partita Italia-Svizzera. Tra il pubblico arrivato a vedere l'Ital Volley, tanti giovani e giovanissimi pronti a sostenere i loro idoli. Tra questi naturalmente i tre marchigiani, due acquisiti, cioè il libero e lo schiacciatore della Lube Balaso e Botolo, e uno di nascita, il centrale Osimano, ora a Verona Mosca. Da dove venite? Da Parma. Quindi insomma avete fatto una bella strada per venire. Sì. Siete appassionati? Sì. Loro giocano poi, loro giocano a pallavolo. Si sta per una serata di sport, poi visitate anche la città? Sì, abbiamo visitato, siamo stati al mare, sport, famiglia, quindi sì, bello. E da Ancona è fermo, quindi da qua. Prima volta a vedere la volley a questi livelli? In realtà no, siamo andate a vedere i mondiali 5 anni fa a Torino. Insomma, vi piace la seguite? Mercoledì sarete qui anche a vedere la... Io probabilmente sì, lui non so, forse per lavoro, forse no, però probabilmente sì. Visto che la seguite, chi è il vostro preferito? Simone Giannelli. Il tuo? Michieletto. A vedere la volley? No, siamo già venuti altre volte a Civitanova a vedere la Lube, siamo di Senigallia. Venite anche mercoledì a vedere la partita? Mercoledì no, non ce la facciamo. Insomma, è una bella emozione. Sì, tantissimo. Con chi sei? Con mia figlia. Coreografia mozzafiato, cori e le immancabili bandiere tricolore. Non è mancato proprio nulla in questa sfida azzurra dal sapore dorico. Prossimo appuntamento mercoledì, quando alle 21:15 l'Italia scenderà in campo contro la Germania. Seguite il volley? Assolutamente sì. Quindi abbiamo visto le finali di Coppa Italia, altre finali, seguiamo il volley qui della zona e questa è un'occasione bella e interessante. Veniamo da Urbino. Ah, quindi avete fatto un po' di strada? Sì, un pochino di strada, sì. Siete appassionati di volley? Sì, diciamo abbiamo giocato. Sì. Ex giocatori. Ex giocatrice, sì. Mercoledì si replica, sarete presenti? Speriamo, ce la mettiamo tutta, sì. Sì, lo seguiamo, siamo fan. Posso chiederti chi è il tuo preferito? Se c'è. Non lo so. Tutti bravi. Tutti bravi. Un evento importante per la nostra città, è un'altra vetrina per far conoscere il nostro territorio a chi viene da fuori, italiani e non. Abbiamo visto tanta gente in giro per il centro d'Ancona con le magliette delle varie nazionali, questo fa molto piacere. Mercoledì si replica, è l'ultima giornata del girone, è una partita importante contro la Germania e credo che sia anche quello un appuntamento da non perdere, da non mancare e che tutti possiamo fare il tifo per questa nazionale campione europea, campione mondiale.